Pagine d'organo è una rassegna internazionale di concerti d'organo organizzata da Antiqua Vox, dedicata ai giovani organisti provenienti da tutta Europa. Nasce allo scopo, da un lato, di creare uno spazio, un luogo, un momento di visibilità per quei giovani talentuosi organisti, spesso vincitori di concorsi internazionali o che si sono distinti per la loro bravura e qualità artistica all'interno delle più prestigiose scuole europee, e dall'altro per valorizzare l'organo a canne, strumento assai diffuso nel territorio italiano, e il suo vasto e meraviglioso repertorio. È previsto un ciclo di 3 concerti che si svolgono ogni anno durante i primi mesi dell'anno a Treviso, presso la chiesa di San Giuseppe. È stata scelta la chiesa di San Giuseppe perché vi è custodito un prestigioso organo. Costruito nel 1990 dagli organari dell'Orto e Lanzini di Arona. Si tratta di uno strumento dotato di 3 tastiere, una pedaliera, 30 registri, ossia i timbri sonori, e conta circa 1800 canne. Lo strumento, nella sua concezione strutturale, nella disposizione fonica, nella sua qualità dei timbri, si ispira ai modelli dell'antica arte organaria franco-alsaziana, la quale vedeva in Johann Andreas Silbermann il suo massimo esponente. Uno strumento dunque ideale per l'esecuzione della grande letteratura classica francese e soprattutto per la musica di Johann Sebastian Bach. In uno strumento come questo, quando è ben costruito, quando i timbri sono ben fusi armonicamente, quando emana un calore e un fascino, suona bene qualsiasi letteratura organistica. Al fine di creare una partecipazione sempre più coinvolgente all'ascolto di ogni concerto, durante gli incontri musicali di Pagine d'Organo, l'artista presenta, illustra al pubblico il proprio programma, anche attraverso degli esempi musicali diretti, sonori. Inoltre viene collocato in chiesa un maxi schermo che permette al pubblico di vedere l'organista all'opera, avvicendarsi tra le tastiere. Infine, al termine di ogni concerto, viene offerta al pubblico interessato una breve visita guidata all'organo, anche all'interno dello strumento stesso, per scoprire il fascino di questa macchina complessa, i meccanismi, i congegni, quelle parti meccaniche che collegano tasti alle canne, tutto questo universo complicato che spesso è nascosto alla vista.